Buongiorno, c'è qualcuno? Stavo pensando di fare iniziare un nuovo esperimento con voi. Visto che, vediamo se c'è qualcuno. Ah, eccoci qua, qualcuno sta lavorando. Allora, stavo pensando di fare questo piccolo esperimento con voi, visto che non riesco a rispondere ai messaggi privati, alle domande sul gruppo ogni giorno, stavo pensando di fare un piccolo webinar mattutino fino a quando riesco a farlo e rispondere alle vostre domande in diretta o quelle che avete già posto magari il giorno prima. Cercherò di farlo tutti i giorni quando posso a me non costa niente, io in 10 minuti la mattina porto sempre il cane e se posso rispondere alle vostre domande con molto piacere. Quindi se avete delle domande fatele qui e io sono molto felice di rispondervi. Vediamo se riesco nel frattempo che organizzate le idee a rispondere alle domande. Mi devo portare due telefoni, non riesco a vedere i messaggi del gruppo. Le domande. Andiamo a vedere. Allora, una me la ricordo. Vincenzo ieri mi chiedeva se superati le 50.000 visualizzazioni, ad esempio, di un video, quindi la costruzione di una custom audience, era un numero sufficiente, diciamo così, se era troppo alto per riscontrare poi un calo della performance. Ecco di Vincenzo, se non sbaglio, ok? Mi hai chiesto se dopo i 50.000. Allora, io ho delle esperienze rispetto a CA intorno alle 80, 90, 100.000 e devo dire che superata quella soglia, ho incominciato a vedere una flessione. Ora, se sia, diciamo, se dipenda esclusivamente dalla grandezza della custom audience, questo non te lo so dire. Però diciamo che in linea di massima c'è un calo, ok? Quindi 50.000 secondo me va più che bene. Ci sei, Vincenzo? Dammi un ok. E se hai altre domande, se avete altre domande, mi fate sapere. Aspetto qui. Purtroppo non riesco a vedere le domande del gruppo. Pensavo che fosse semplice, ma non riesco a vedere. Magari domani mi porto un altro cellulare, così da una parte le leggo e dall'altra posso continuare a rispondervi live. Altre domande? Vi rendete la vita semplice questa mattina? Ok, Vincenzo, perfetto. Ok, hai altre domande, altre cose, altri dubbi, questioni? Posso rispondere volentieri. Fabio, qui Facebook mi dice di piccare la bacchetta magica di Harry Potter. Oggi tutti con la bacchetta magica di Harry Potter. Teste di nuovi tipi di promozioni. Dai, non fate timidi. Anche voi, le persone nuove del gruppo, visto che c'è stato un incremento, sono contento, insomma, dell'attenzione rispetto a questo argomento. Se avete dubbi, domande su come facciamo noi a guadagnare con questo modello di business, anche domande banali, non esistono domande stupide, ok? Esistono risposte stupide. Quindi se avete qualsiasi dubbio, soprattutto quelli nuovi, magari lì per lì non si riesce a capire bene ogni volta di cosa parliamo nei post. Intanto il mio cane ne approfitta per mangiare i pesci sulla terra. Samba, lascia! Lascia, webinar pure per lei. Niente? Nulla? Nessun'altra domanda?
poi andremo avanti su quello avanzato. Vi farò vedere come segmentare l'audience nel tempo per poter riproporre sempre costantemente prodotti nuovi o idee nuove. È molto interessante, a me funziona tantissimo. Ah, ok, non riesce a sentire l'audio. Mi sentite così? Io ho la brutta abitudine di mettere il dito esattamente sopra il microfono. Vabbè, se non mi hai sentito, spero adesso tu riesca a sentirmi, ripeto meglio. Sicuramente faccio il video del targeting, ho soltanto bisogno di un minimo di tempo e purtroppo in questo periodo sto lanciando sia un nuovo store e sia altri prodotti e le campagne tramite le piattaforme pod, quindi ho un po' di problemi in questo periodo. E quindi vi farò sicuramente il video di retargeting. Prendo un po' di tempo perché voglio anche rispiegarvi la parte base, perché ho ricevuto delle domande che mi fanno capire che ci sono delle cose che vanno prima spiegate, rispiegate un pochino meglio, e poi vi farò vedere come segmentare le audience nel tempo, una tecnica che ho preso da John Loomer, un'altra persona che vi consiglio di seguire, e ho modificato e applicato nel mondo dell'e-commerce e sta funzionando benissimo, benissimo. Un retargeting così non mi aveva mai funzionato così bene con costi così bassi. Allora, vediamo un po' se qualcuno. Emiliano. Emiliano, sì, spero che tu possa sentire adesso. Lavori mai con prodotti coperti da copyright? Ovviamente intendo in modo legale, comprando i diritti. No, mi è capitato tempo fa di pensare di comprare un marchio, ma alla fine non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché riuscivo tranquillamente a guadagnare con altri sistemi, quindi no. Non mi è mai successo, non ho mai avviato attività di registrazione comprando i diritti, no, mai. Va bene, non so se riuscite a sentire. Ciao Massimo, ciao Alberto. Ok, altre domande? Altre domande? Vediamo, non mi sembra che abbiate scritto altro. Dai su, non fate timidi. Io parlo soprattutto poi anche con chi sta iniziando a guadagnare con l'e-commerce, sta iniziando, sta cercando di vedere, sta cercando di capire di cosa parliamo. Ciao Max, di cosa parliamo nel gruppo. Ciao Alberto, non fate timidi, mi raccomando, dai, parliamo. Mi piacerebbe che questo momento, questi 10 minuti la mattina, fossero un tavolo su cui ci sediamo. Prendiamo un caffè virtuale tutti insieme e si parla del più e del meno. Va bene? Perché poi durante il giorno è più complicato. Ecco, Vincenzo, un'altra domanda da fare. Quando si testa un prodotto è meglio lanciare un solo adset o diversi adset uguali e poi chiudere quelli che performano male? Altro, se quest'ultima, dopo quanto reach, è meglio chiudere gli adset. Lanciamo un solo adset o diversi adset e poi chiudere quello che performa. Allora, guarda, io quello che faccio è questo. Come sai bene, allora, inizio con un post engagement, soprattutto quando testo un prodotto nuovo su una nicchia nuova. Quando testo un prodotto nuovo su una nicchia che già conosco, che già ho il pixel caldo, già conosco l'approccio, eccetera, in quel caso lì posso decidere di andare su una website conversion, però che punta sempre a un post. Okay, perché a me quella parte lì mi interessa che la gente veda il prodotto bene, chiaro, grande, okay? Che possa commentare, che possa rendere quel post. Quindi sicuramente PP. Parto con più di un asset, spesso e volentieri. Un'audience, diciamo, interessi abbastanza freddi. Se ho una audience derivata dalla mia pagina, provo in qualche modo a costruire qualcosa intorno, quindi dall'engagement sulla pagina, mando il prodotto direttamente a loro, ai fan della pagina. Sto parlando di un prodotto nuovo, no? Mi sembra che tu abbia testo un prodotto, quindi un prodotto nuovo. In quel caso, quindi apro quattro asset.
cercando di essere il meno freddo possibile, quindi fan della pagina, amici dei fan della pagina intersecati con un broad interest. Ok, quindi perché questo succede? Che quando vedete quelle pubblicità, no? Dice, anche a Vincenzo piace questo. Ok, quella cosa funziona tantissimo. Quindi, quando tu trovi gli amici degli amici intersechi con un broad interest, a me spesso e volentieri quell'asset funziona bene. Quindi ne apro 3-4, ok? Broad, specifici. Se c'ho qualche lookalike, no, nella prima fase no. 3-4. Aspetto un po'. Nel video corso base io ti do un termine di tempo. Tu mi parli di reach, che è più corretto. In realtà, quello che poi faccio. Aspetta, il mio cane si sta approfittando, sta mangiando qualsiasi pesce sulla spiaggia. Samba! Ehi! Ehi! Basta! No, non te ne approfittare. Arrivo a una. Allora, io fondamentalmente aspetto che i livelli del CTR vengano. Vattene via, su, su. Del CTR salgano, arrivino a un livello che conosco, ok? Di solito questa cosa incomincia a funzionare intorno ai 6, 7, 8 mila, però darti un numero, sinceramente, non me la sento. Guardo bene le cose, più o meno di 24-48 ore è difficile che lo faccia, ok? Perché anche questione di tempo. Controllo ovviamente, incrocio con il reach, se dopo 48 ore ho 1000 di reach, vado avanti, ok? E se ho i costi alti, devo capire quali sono i costi alti. Soprattutto se ho dal lato commenti, gente che mi dice io voglio, la voglio, la voglio, la voglio. Continuo, io continuo lì anche se perdo. Mi do di solito un 50 euro di perdita su un lancio nuovo di un prodotto. Va bene? Allora, Max, sono nel gruppo da 2 giorni e sto studiando il tuo corso, è tutto estremamente interessante. Ti ringrazio, non è il mio corso che è interessante, è veramente questo nuovo modello di business che veramente spacca, come dire, è facile da mettere su, diciamo, è facile da mettere su, poi da guadagnarci. Alberto, come fai scaling? Allora, io faccio scaling, uso sì, dipende dal prodotto, dipende ovviamente. Tu Alberto non fai print on demand, diciamo prodotti fisici, giusto? E-commerce di prodotti fisici, non li crei tu, cioè tu non senti? Non senti più? Ah, mi devo comprare un microfono. Dammi un ok se senti oppure no. Ok, perfetto. Dropshipping. Allora, ti dico dal punto di vista mio, che io faccio e-commerce, però soprattutto con print on demand. Dropshipping ne ho fatto poco, ho avuto problemi e per il momento ho lasciato perdere, perché mi va bene il resto. Io scalo sia orizzontalmente sia verticalmente. Allora, nel scalare verticalmente intendo che una volta che riconosco che un asset sta funzionando ed ha una grandezza sopra i 300.000, diciamo così, 500.000, lì spesso e volentieri io aumento verticalmente aumentando il budget e andando in manual bid. Come vado in manual bid? Ovviamente dipende dai costi che ho ricevuto nella prima fase in auto, ok? Da lì mi regolo. E cerco di stringere i rubinetti e cercare di avere un traffico a qualità, di qualità alta per ovviamente per il mio prodotto. Non sempre questo vuol dire avere un reach maggiore, ok? Ma scalare per me è avere più vendite. Orizzontalmente, ovviamente vado o scalo su altre nicchie limitrofe, ma questo è più facile per me con il print on demand, perché io posso prendere un messaggio che vinceva negli Stati Uniti e tradurlo in spagnolo, francese, tedesco, italiano e andarmela a giocare in altri paesi. Però ovviamente tu puoi farlo e penso che tu lo faccia già, penso che tu di solito immagino che non giochi soltanto in un paese, non lo so, credo.
Ecco, io di solito faccio così, mi vedo se il mio fornitore mi può aiutare a duplicare, a declinare questa cosa in varie nicchie, in vari paesi e vado giù di lì. Questo, orizzontalmente e verticalmente. Questo è il momento in cui prendo il prodotto principe, che funziona totalmente. Perfetto, come faccio io allora? Dupli asset in auto? No, vado in manual. Vado in manual bid. Vado in manual bid, l'auto duplicavo con budget piccoli, ma non sono mai riuscito a raggiungere i risultati che ho raggiunto con il manual bid, in cui metto 500, 1000 dollari al giorno. Non vi spaventate, non è che li spendete necessariamente, spendete soltanto se guadagnate, è un controllo, ok? Quindi il mio obiettivo è spendere il più possibile, che sembra una cosa, ma più spendo e più vuol dire che guadagno, ok? Io vado in manual bid, quindi aumento da un asset sul quale magari andavo con 20 dollari per un test, 10 dollari per un test, invece di duplicare, ok, io prendo, se ho una audience abbastanza grande, aumento il budget e vado in manual bid. Ottimizzazione sull'evento dipende dall'evento, da come sta andando. Sul funnel penso di aver già sul funnel degli eventi penso di aver già parlato, ma se avete dubbi su questo fatemi sapere. Poi vorrei fammi, fammi voglio sentire un case study tuo sul dropshipping che mi interessa. Io condivido tutto quello che so, mi piacerebbe tanto conoscervi e conoscere il vostro business e anche da imparare da voi, perché io ad esempio con il dropshipping. Nel frattempo torno verso casa. Con il dropshipping non sono andate male, ma non ho mai avuto, per me è proprio importante, soprattutto quando gioco con le nicchie che conosco, il brand e non posso fare figuracce. Lo proverò con cose nuove, con nicchie nuove. Ho attivo da 3 giorni asset in manual da 1.000 al giorno, però noto un cambiamento dell'algoritmo, o meglio, aumenta tantissimo il CPM in questi giorni. Te lo confermo, Alberto. E mi fa piacere sentirlo dire anche da voi. Vedi che cosa buona condividere le proprie esperienze. Ultimamente sto vedendo i CPM molto alti, nicchie in cui andavo dritto e non avevo problemi di nessun tipo. Questi giorni mi stanno facendo il manual bid. Ecco, vedi, il manual bid ti permette un attimino di controllare questa cosa, perché tu stringendo i rubinetti e quindi chiedendo a Facebook di spendere soltanto in determinati casi, il CPM si abbassa. Ovviamente si abbassano anche si abbassa anche il traffico, no? È chiaro. Però vuol dire che in qualche cosa tu, in questo modo, tu stai nel massimo utile. Ok, sulla curva tu stai nel massimo utile, quindi se non guadagni o stai giù di lì, vuol dire che in quel periodo il traffico, non, in quel giorno magari il traffico non è di grande qualità. E il manual bid in questo caso, di approfondire l'argomento, il manual bid in questo caso ti aiuta tantissimo a non perdere tanto. Paradossalmente, la gente pensa che 10 dollari in auto stai tranquillo, in realtà hai un controllo maggiore con il manual. Grazie Alberto. Ok, sì, fantastico. Io cercherò di fare una. Ce la faccio, ovviamente. Io mi sveglio molto presto la mattina. Quindi cercherò di fare questo mini webinar. Mi sembra una cosa carina per rispondervi così ho poi tutto il resto della giornata libero. E se ti va, insomma, possiamo organizzare, possiamo condividere la tua esperienza. Capito che è vasta anche con gli altri elementi del gruppo. Va bene? Grazie a te. Michele Iprio. Ciao Michele, dove si può imparare a sbiagarsi in manual bid? Allora, innanzitutto, sul manual bid, diciamo, uno forte, è il mio coach, che è Thomas Bartke, scritto Bartke. Chiamato The Pixel Whisperer, chi sussurrava il pixel.
Lui è veramente ossessionato dal pixel. Io credo che questa ossessione possa portare spesso e volentieri fuori dal selciato. Il commerce, cioè e-commerce, commerce, commercio, vecchio, concetto vecchio. Se non hai un prodotto, se non hai un qualcosa di efficiente, poi spesso e volentieri bidding, pixel, queste cose sono inutili. Ovviamente bisogna saper conoscere strumenti, quindi per quanto riguarda Manovi, quindi ti consiglio i suoi corsi. Ovviamente non posso che consigliarti il corso Pod Pro, che è quello in cui quello nostro, il corso avanzato in italiano nostro, nel quale ovviamente il grandissimo Roger, che veramente è una delle persone più preparate sulle Facebook Ads che io conosca, ti spiega in dettaglio innanzitutto il significato e capire che cosa, come muoverti. Poi servono i test nel campo, ok? Quindi devi andare lì, devi vedere, devi spendere un po' di soldi, devi capire. Io con il Manual Bid sono passato da campagne che mi davano un salario mensile più che dignitoso a campagne, a numeri che non pensavo mai di poter fare nella mia vita, quindi sicuramente giocare con budget grandi e saperli controllare è una cosa che devi imparare, soprattutto sulle Facebook Ads. Non deve essere l'ultima cosa, pensare, la prima cosa che devi pensare è il prodotto, però poi il resto effettivamente. Quindi consiglio queste cose qua. Allora, quindi spero di averti risposto, Miki, fammi sapere. Simone, ciao Simone. Allora, Daniele, ciao Alessandro, dove si trovano i tuoi corsi? Grande Michele. Stiamo dentro il sito di CLE, ti registri e ce li hai quasi tutti aperti, gratuiti, tranne uno, appunto il Pod Pro. Ma il resto sono dentro il tuo account GCLE, quindi vai su gcle.it, ti registri, oppure se dovresti essere già registrato tu. E all'interno c'è in alto al menu c'è video corsi e tu trovi tutto quello che stiamo facendo, quindi il video corso gratuito su Shopify, il video corso su Guadagna con le magliette, che però ovviamente puoi declinare con altri prodotti, comunque dietro c'è un sistema comprovato, no? E basta, diciamo e poi ovviamente c'è Pod Pro. Lo trovi sempre lì nella voce videocorsi. Va bene? Ragazzi, allora io ho finito il nostro primo webinar a spasso con il cane. Stati oggi una ventina di minuti. Spero che fatemi sapere nei commenti, anche adesso che chiudo, se vi piace come idea, se volete che provo a continuarla a fare. Se così fosse, domani ci. Se tutto va bene, spero sì. Se non ci vediamo, sia per colpa vostra. Se domani volete, ci rivediamo. Va bene? E intanto vi saluto dal Brasile. Qua è tutto. Giornata bella. So che da voi fa molto caldo. E niente, va bene. Ciao a tutti.